Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'è la svolta anti-salviniana, no? Contro il cattivone con la barba, no? Quello là, no? Vi cancelliamo tutti i decreti che ha fatto, quelle cose abominevoli, mostruose, no? Quelle cose che funzionavano, che riducevano l'immigrazione clandestina del 75%, meno partenze, meno morti, meno soldi che l'Italia spendeva per mantenere i clandestini, 1,5 miliardi in meno di soldi, un disincentivo alle partenze e meno partenze e meno morti in mare, ma abbiamo dovuto cancellarlo noi di sinistra perché così. Ci sono più partenze, più sbarchi e matematicamente anche più morti. Questo è ovvio, no? Più partenze e più persone che spariscono nel mare, purtroppo, purtroppo. Ma la svolta anti-Salvini porta a un altro sbarco da 900 migranti. 900. Quasi due battaglioni, se vogliamo vederlo in numeri militari. Quindi a Lampedusa invasione di barchini. I clandestini non portano malattia, dice la Morgese. Quindi in 24 ore a bordo di 26 barche, 900 clandestini. E questo è il bilancio dei nuovi arrivi, chiamiamoli così, dei nuovi arrivi dati proprio dal decreto sicurezza Zingaretti. Ma nessun rischio per il coronavirus, dichiara la Lamorgese. Ma cosa dite? Su, non sono i migranti a portare il Covid. E poi se lo portano, che ci possiamo fare, no? Questo è il concetto. I numeri non sono preoccupanti in relazione ai dati sul territorio italiano, ma non si parla. Attenzione. Ne arrivano 900 ma non portano il Covid. Ma il fatto che non dovrebbero arrivare? E dice, ma arrivano in maniera autonoma, che ci possiamo fare? Avete comunque questi arrivi in autonomia, senza le ONG. Naturalmente l'uomo e la donna a sinistra vi dicono, ma cosa c'entra? I decreti sicurezza di Salvini fermavano le ONG. Sì. I decreti sicurezza di Salvini fermavano le ONG che non potevano essere più davanti la Libia per fare da taxi del mare e quindi gli scafisti non partivano perché non essendoci l'ONG nessuno garantiva un viaggio sicuro fino in Italia. Poi partono anche i barchini in autonomia. I decreti Salvini però era un deterrente alle partenze. Sapeva che lo Stato italiano non era più disposto ad accogliere. E quindi partivano meno persone. Adesso, come dice l'ammiraglio De Felice, naturalmente questi decreti Zingaretti, dove è stato cancellato tutto quello che aveva fatto Salvini, sono delle calamite per scafisti e migranti. E così è stato. Ovviamente adesso c'è l'arrembaggio, uno stato permissivo, molle, attira proprio le partenze, ma non importa Covid o non Covid, qui l'importante, il punto, il nucleo centrale è che siano partiti e arrivati 900 in 24 ore, cioè abbiamo una media, se voi fate 900 diviso 24 ore, quasi 38 ogni ora 38, 38, 38, 38. Eh beh, insomma. E poi la Lamorgese dice: abbiamo inviato militari in Sicilia non per il Covid, ma perché gli arrivi erano tanti e la Sicilia sopportava un peso notevolissimo. Dai dati provenienti dalle strutture di prima accoglienza sappiamo che delle 56.000 persone presenti solo il 2,7% è positivo, solo, no? Solo il 2,7%. Quindi 56.000 che ci sono in Sicilia per il 2,7%, 1.512 migranti clandestini contagiati. E parla di solo 1.512
è il 2,7% di 56 mila. E quindi questa è la realtà, no? Un controsenso, dice Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, un post su Facebook. Quindi il governo ci dice che migliaia di persone che arrivano dalle zone più povere e disastrate del mondo, che viaggiano ammassate con mezzi di fortuna, che sostano giorni o mesi in luoghi inumani in Libia o in Nord Africa e poi attraversano il Mediterraneo in barconi stracolmi, non corrono il rischio di essere contagiate. Ci prendono in giro, dice Giorgia Meloni. Capiamoci, è il loro racconto dei migranti che scappano dalla guerra e dalla disperazione e vengono rinchiusi nei lager, è una menzogna, oppure lo è il fatto che i clandestini non sono soggetti ad elevato rischio di contagio. Interviene anche Forza Italia che dice sull'isola è stata chiusa una scuola, 6 bambini e 2 maestre sono risultati positivi, poi dicono che non sono i migranti a portare il Covid. Attilio Lucia, coordinatore della Lega, parla di una notte d'inferno con sbarchi che non finivano più e barchini in continuo arrivo. Peraltro, tutti i migranti sono stati portati allo spot di Contrada, Imbriacola. Dopo il tampone, saranno portati sulla nave Quarantena Azzurra di grandi navi veloci, ma anche sulla SNAV Adriatica è già presente di fronte all'isola. Qualche marinaio dell'Azzurra ieri ha tentato di vendere delle stecche di sigarette ai lampedusani, come raccontano i lampedusani stessi, sigarette che sarebbero state destinate gratis agli immigrati, che però le rifiutano, per cui la merce finisce sul mercato di contrabbando. Ecco. Beh, naturalmente, questi sono gli effetti collaterali. E così, questa è la situazione. Non serve che la Lamorgese manda i militari in Sicilia per l'ordine pubblico. Il problema è stato proprio i decreti sicurezza Zingaretti che favoriscono le partenze. Indirettamente favoriscono le partenze di massa. Se avessero applicato i decreti sicurezza di Matteo Salvini, a quest'ora gli sbarchi sarebbero al lumicino e non sarebbe stato un problema. Addirittura col 1,5 miliardi risparmiato si sarebbe potuto andare in Libia e in Tunisia per cercare di capire come fermare le partenze alla radice. Questo è il fatto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. In Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.